Sì, è stato un bel momento l'ANP, l'Associazione Nazionale Presidi Alte Professionalità della Scuola, ha eletto nel Congresso Nazionale il suo nuovo presidente, che è il dirigente tecnico Antonello Giannelli, che subentra al glorioso e storico fondatore dell'ANP, Giorgio Rembado, e Caserta, attraverso me, acquisisce la Commissione Nazionale dei Probiviri entro l'ANP. È un bel riconoscimento attraverso me per tutti i miei colleghi casertani, perché siamo l'avanguardia campana in questa importante commissione statutaria dell'ANP, ed è un impegno a portare avanti per i miei colleghi e per la scuola casertana la volontà di uscire fuori a testa alta in un momento che davvero angoscia sia la dirigenza scolastica che le alte professionalità della scuola, perché si possa verificare che la scuola autonoma, la riforma non debbano essere solamente vessazione burocratica e carico di responsabilità, ma riconoscimento giuridico ed economico di rango. L'ANP è il sindacato rappresentativo della maggioranza dei dirigenti scolastici, sta facendo larghi passi perché vuole accanto a sé le alte professionalità, e l'ANP è l'unico che interpreta anche il middle management, quindi i team di presidenza, come facenti parte della squadra della dirigenza, perché la dirigenza da sola non può esistere. L'interpretazione moderna della scuola è questa: un team di professionisti che deve però necessariamente, questo è il compito che noi vogliamo onorare nel miglior modo possibile, con vero spirito di servizio, diventare l'elite trainante della scuola, con un riconoscimento giuridico ed economico che finalmente, fuori dalle ambiguità, renda ciò che è giusto, renda il merito a chi merita, e che non lavora solo per volontariato, un riconoscimento di benessere, un riconoscimento di una vita professionale, così com'è spesa al servizio della scuola, delle famiglie, degli alunni, ma viva Dio che possa fregiarsi di quella professionalità che non deve restare solo sulla carta, ma che deve essere riconosciuta di diritto e di fatto.